In quel tempo, vedendo Gesù camminare sul mare, Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: Tu sei veramente il figlio di Dio. Parola del Signore. Pietro, sconvolto dalla violenza del tempo, del vento, delle intemperie, impaurito, uomo di poca fede, vieni. Come vieni? Cosa stai dicendo? Camminare sulle acque. È un midrash, alcuni dicono, è un modo di dire. Gesù può aver chiesto a un uomo di camminare sulle acque? No. Vieni. Dio può chiedere a un uomo di donare tutta la vita a lui, per tutta la vita, in obbedienza, in castità. Sì, lo può fare con l'aiuto di Dio. E io penso che oggi quello che siete soprattutto voi chiamati qui a fare, siamo chiamati come Chiesa, soprattutto i religiosi, i monaci sono chiamati oggi a testimoniare, è soprattutto la vita fraterna, è il volersi bene. Difficile, molto difficile, difficilissimo. Non abbiate paura. Ma credeteci, perché oggi vivere la dimensione della pace, dell'amore, del perdono, per tanti uomini così arrabbiati e così violenti dentro nel cuore, perché questa è la matrice di noi uomini, siamo un po' forse ancora lupi tutti, chi più chi meno, se il Signore vi ha chiamato vi darà anche la forza, come non avrebbe negato la forza a Pietro di fare cose grandi, senza scoraggiamento, ripeto, nella dimensione storica, sapendo che non è facile, che tante volte si sbaglia, che tante volte non si riesce, abbiamo e abbiate la forza di ricominciare tutte le volte, sapendo che siete chiamati da Dio a dare quella testimonianza alta di cose umanamente impossibili, ma nulla è impossibile. Ed è stupendo il fatto che il nostro Dio, già qui sulla terra, chiama alcuni uomini e alcune donne a camminare sulle acque. Nulla è impossibile a Dio. Due segni con cui Dio parla. Il primo segno da 140 anni, una abbazia dei monaci che diventano segno, un dito rivolto verso l'alto che ci obbliga, noi uomini troppo rivolti verso il basso, ad alzare lo sguardo, provocandoci. Seconda immagine, secondo segno,
camminare sulle acque è impossibile, vieni.
140 anni qui c'è una comunità di uomini, di monaci, che dicono a tutti il primato di Dio, nulla anteporre all'amore di Cristo, nulla. E questa è una cosa stupenda, stupenda. Soprattutto in questo contesto storico-culturale in cui la dimensione verticale sembra difficilmente apprezzabile, forse nell'ambito anche ecclesiale, forse. Degli uomini chiamati per vocazione a vivere l'Opus Dei, che è la preghiera anzitutto, che dicono con una vita totalmente donata a Dio, al di là di ogni servizio di tipo anche pastorale, perché il servizio pastorale è una grande carità, ma è un servizio che dicono che Dio basta e che ci obbligano, provocandoci fortemente, a guardare verso l'alto e a farci delle domande: come possono degli uomini, delle donne, dare tutta la vita a Dio nella preghiera, nella vita?